dello Spirito Santo. Intraprendiamo in questo tempo il nostro viaggio interiore per orientarci al raggiungimento del fine, che mai può essere sottaciuta agli occhi della nostra mente. Qualche volta si può adombrare, si può offuscare, la voce può essere flebile. Questi momenti possono servirci per cogliere lo splendore del fine che si nasconde. Tra qualche mese celebreremo la festa della ceramica e di notte, quando si toglie l'involucro, si vede la ceramica incandescente. Ed è il fuoco nuovo, l'apertura della nostra realtà quando è sovraccaricata da una serie interminabile di interessi che sono solo accidentali, secondari, periferici, ma possono rendere inaccessibile il nucleo essenziale del nostro vita. Chiediamo perdono al Signore per esserci dispersi nella perifericità e non abbiamo colto il senso profondo del nostro esistere. Diciamo insieme: Signore, pietà. Signore, pietà. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si verseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ma rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, e dominerà da mare a mare, da fiumi sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del popolo, e salverà la vita dei suoi miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Di Paolo Apostolo.
apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro beneficio. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lo dovremmo anticipare, cioè con queste letture che abbiamo ascoltato ora, dovremmo già avere poi la predisposizione a cogliere il contenuto evangelico. Perché la prima e la seconda lettura ci aprono l'orizzonte, arriveranno a Cristo da tutte le parti, dall'Oriente e dall'Occidente. Questa realtà si attua poi in Cristo. Verranno a te i beni dei popoli, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro, incenso e mirra. Verranno da tutte le parti. Ma dove? Questo è l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Poi vediamo nel Vangelo che cosa ci viene detto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate ed informatevi accuratamente, fate indagine sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e, prostrati, lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Un'impronta di grande movimento. Alzati da una parte, perché appare la stella con la sua luce. I tre magi che partono e si incamminano per un viaggio piuttosto difficile, senza meta precisa, vanno alla ricerca. Non vi fa venire in mente il primo della serie, un certo Abramo, che lascia la tua terra e va verso una terra promessa, ma non precisata. Questa festa dell'Epifania, che per l'Oriente è la festa del Natale, gli orientali, gli ortodossi, festeggiano questo come il giorno del Natale, l'apparizione pubblica di Gesù al mondo, all'umanità. Nasce all'impronta del viaggio. Il viaggio comporta sempre un lasciare, un avere una sequela, una ricerca della meta e conseguirla. Sono sempre tre momenti: lasciare il punto in cui si è, incamminarsi, fare un percorso per giungere alla fine. Vediamo un po' questi tre magi che dalla tradizione vengono caricati di significato. Siamo noi che mettiamo quel nome, siamo noi che li rivestiamo, uno bianco, l'altro giallo, l'altro negro. Siamo noi che diamo il nome, ma dalla base evangelica non emerge niente. È tutto frutto di una grossa fantasia mitica sulla scorta dell'annuncio di Isaia profeta, che viene presentato questo momento come un momento forte di incontro tra la rivelazione della luce e l'umanità, nella poliedricità delle forme in cui si sventaglia dinanzi ai nostri occhi. L'umanità non è di un colore, l'umanità è variegata, oltre che per colori diversi, è variegata per la eccezionalità delle personalità. Nell'umanità ogni persona è unica ed irripetibile, prescindendo dal colore. Ed è questa specificità dell'uomo che è la terra da raggiungere, è la meta. Ed il percorso per raggiungere questa meta è difficile, perché ognuno si deve incamminare nella realtà dell'intimo, del segreto della propria realtà misterica. Ognuno di noi è un mistero ai propri occhi. Figuriamoci agli occhi degli altri. Purtuttavia i magi partono per andare alla ricerca di quale terra. Non è il bambino Gesù, attenti, il discorso diventa molto più complesso. La terra che devono raggiungere è la terra della propria realtà, e la terra della propria realtà è il confronto tra il sé e il non sé. Il sé
è l'esplorazione dentro il proprio mondo per autorizzare le proprie realtà uniche e irrepetibili perché si esprimano nella loro completezza. Erode, che vuole dominare la realtà dell'uomo, ma Erode è simbolo di ogni potere, di ogni realtà che sottomette la persona e gli impedisce di manifestarsi con la propria creatività. Vi rendete allora conto che i tre magi non sono i tre magi, non ci interessano proprio, e che la realtà del bambino non è quel bambino che sta nella greppia a Betlemme, ma è quello che deve attraversare le stradine di Nazaret. E tu, Nazaret, terra di Giuda, non sei la minima, perché da te nascerà. Significa, tu sei Nazaret, dentro di te è nascosto il bambino. Nella greppia del tuo intimo devi trovare la forza di scoprire la luce divina e manifestarti nella tua realtà. Questa è Epifania, che significa manifestazione, apertura, è festa della tua manifestazione. Ma di te quanto è manifestato? Quanto viaggio hai fatto nel tuo intimo per sapere tu chi sei? Quanto invece Erode ha compresso la tua originalità e ti ha monotonizzato in uno schema che è lo schema dei sudditi? Come hai potuto offrire l'incenso, l'oro, la mirra? Offrire l'oro significa riconoscere la tua regalità. Offrire l'incenso significa riconoscere la tua divinità, come tu sei teandrico, umano divino. La mirra è la sofferenza che viene richiesta per metterti fuori allo scoperto e manifestarti nella terra promessa, che è la conquista di te stesso. Vi rendete conto allora che l'Epifania non è un ricordo del passato? Troppo comodo pensare che l'Epifania è la vecchia Befana, prendiamo il regalino sotto il camino e abbiamo risolto il problema. L'Epifania è la manifestazione tua, è il metterti alla luce, il partorirti, generarti e trovare in te quelli che vengono dall'Oriente e dall'Occidente, cioè dalla ricchezza del tuo essere sono contenute tutte le manifestazioni dell'umanità. Tu sei sintesi dell'umanità. In te c'è il DNA dell'umanità intera. E quel che l'uno e l'altro, perché tu non puoi farlo? Si istettille, cur non ego, dirà Sant'Agostino. Se questo è quello, perché non io? Vi rendete conto allora come celebrare l'Epifania significa accorgersi che si ha il diritto di manifestarsi nella eccezionalità della ricchezza dei propri beni che verranno dall'Oriente e dall'Occidente, da tutte le parti. Questa umanità che si presenta a Cristo è la nostra umanità che anela a manifestarsi. Poter cogliere dentro di noi tutte le sfaccettature dell'essere e trovare la canalizzazione per esprimerla significa superare l'impedimento del male. L'unico male per l'uomo che è persona, che significa dilatazione
a cerchi concentrici, come il suono, che si allarga progressivamente e raggiunge l'universo. Questo essere persona, che significa altoparlante, che significa fonte sonora, per potersi dire, la cui radice è esattamente Dio, che coincide con il di, luce, mettersi alla luce. La persona è persona quando si può manifestare nella sua progressione, che corrisponde anche a una manifestazione, a un'epifania permanente. Ed è fino a sollevarsi da terra e cogliere in sé il divino nascosto. L'epifania è il momento che conduce l'uomo all'istante, il momento è il movimento, il percorso, è quello stato in cui la persona lascia la propria pesantezza e si incammina lungo il percorso per raggiungere la meta, che è l'istante, in stop. Significa ho raggiunto finalmente il punto culminante, che è corrispondente a vedere il volto di Dio nella sua realtà. E vidi dipinta della stessa effigie l'amor che muove il sole e le altre stelle. E essere Dio con Dio è l'unico momento di aspirazione vera. Essere attanagliato dai legacci che ci tengono fermi, arrestati. Questo arresto che ci stringe è superato dal Cristo che è la via. Allora Cristo bambino nasce nella strettoia della greppia, per diventare poi la luce che si espande dalla croce. E questa croce diventa poi la luce della risurrezione, che trascina con sé ogni uomo, perché ogni uomo che sta in questa valle, illuminato da Cristo, che è la luce che risplende tra le tenebre, quando la tenebra lo accoglie, diventa figlio della luce. Ed è questo il dono più bello. Se i doni che si trovano sotto il camino sono contrattura della dimensione panoramica, sono contrari all'epifania. Se invece sono aspetti che vanno superati, trascesi, ci aprono gli orizzonti e ci fanno degustare anticipatamente la realtà del divino. E la cosa più bella è che Cristo non nasce per alcuni, non nasce per i sacerdoti del Tempio, non nasce per gli scribi, non nasce per i dottori della legge, ma nasce per i gentili. Chi saranno questi gentili? Se non tutta la realtà, sia che lo sa, sia che non lo sa. Quante persone non hanno mai sentito parlare di Cristo, eppure rivelano aspetti della realtà cristica? E al di là delle persone, quanti aspetti della nostra realtà personale sono manifestazione della meraviglia divina?
Allora vedete come si può alternare la molteplicità delle razze che oggi più di ieri si orientano a spinte di maggiore vicinanza al contenuto cristico, al contenuto evangelico. Spesso riceviamo dei messaggi che si avvicinano al Vangelo non da quelli che si chiamano cristiani, ma da quelli che non pronunciano mai il nome di Cristo. Tuttavia, attuano nei percorsi storici le condizioni perché il Cristo si manifesti. Mi riferisco alla realtà che viviamo oggi nella globalizzazione totale. Ci siamo asserragliati nella nostra realtà opulenta dell'Occidente, avvertiamo un certo disagio se altre popolazioni chiedono di poter migliorare le loro condizioni di vita, come se il diritto a star bene, come se il diritto a consumare è solamente di quelli che si chiamano cristiani, ed escludiamo dalla fascia dell'utilizzo dei beni creati altre realtà. Vengono dall'Oriente e dall'Occidente, sono neri e sono gialli, sono realtà che camminano verso la dimensione della profonda umanizzazione e quindi della profonda divinizzazione. L'Epifania è il dono di poter capire che siamo chiamati a lasciare le nostre sicurezze, ad incamminarci nel percorso delle nostre difficoltà per raggiungere la meraviglia della manifestazione completa della nostra libertà. Nella nostra reciprocità celebriamo l'Epifania, se no non ha nulla a che vedere con l'Epifania. E c'è già quello che ho detto. Cioè, se non ci guardarmi davanti agli occhi, non si fa. L'Epifania si mette di manifestare, non come obbligo. Ho l'opportunità di dire: ah. Cioè la messa non può essere una chiusura all'autenticità. La messa è un momento in cui uno si appropria del valore concettuale per poterlo trasferire nella prassi del quotidiano. Mi approprio del valore concettuale, lo faccio diventare un valore di contenuto mentale e quindi poi posso dire finalmente, dire. Ecco perché la messa deve essere accompagnata dalla danza. Ecco perché la messa deve essere accompagnata dal ballo. Perché il ballo è la premessa, è simbolo. Il simbolo, se un ballo, simbolo viene da un ballo, ballare assieme, essere coinvolte nel corpo. Tu volevi dire una cosa? Volevi dire una cosa? Io? Ah no, io non volevo dire che la mia unica preghiera, da sempre, più o meno, cioè come intesa come richiesta a Dio di qualche cosa, è solo la richiesta della forza per poter poi dopo operare io, senza nessuna raccomandazione di vita. Cioè io per esempio di Gesù non ho forza che fa questo, che fa quello, ma sono io che mi adopero, non mi aspetto niente da Dio. La forza, se non la forza di operare. Dialogo continuo.
fra di me e per me gli altri, perché alla fine l'arricchimento viene da Oriente e da Occidente, se un discorso individuale e esclusivo tra me e Dio mi ha la forza di fare le cose, alla fine non mi arricchisco, quindi probabilmente la preghiera sta nel evitare di farsi condizionare dalle esistenze che noi spesso in automatico abbiamo nei confronti degli altri e che ci fa rimanere chiusi sempre tra le persone che conosciamo e vogliamo bene, perché non abbiamo istinto a vedere gli altri di su, per esempio, banale, ma è così, è una cosa che ci portiamo con tutti. Alla fine ogni cosa deve sempre da certo, ma anche come si dice. Perché, ecco, ma anche quello che mi fa reagire. Abbiamo anche come scritto le terre per poi interagire con l'altro. Quando parlate dovete fare in modo tale che il sole arriva all'alto, perché se resta avvolto nel proprio palato, la voce non raggiunge. Qualche volta le riserve, diceva lei, ce l'abbiamo anche con noi stessi. Quello è il problema fondamentale. Certo, è il primo problema, le riserve di noi stessi. Il pensiero, la forza del pensiero che realizza già quello che noi chiediamo. Perché pensarlo, pregare per qualcosa intensamente, significa già averlo realizzato in parte, come se già avessimo avuto una risposta positiva. Il pensiero sorge nella nostra mente solamente attraverso l'esperienza. Non è che prima pensiamo e poi sperimentiamo. Dal punto di vista cronologico, prima esistiamo e nella nostra esistenza è iscritto il senso dell'istinto, che è la pulsione, la spinta, la libido. Il bambino appena nasce già succhia, non è che va prima a scuola, si rende conto di che possibilità ci sono di sopravvivere, impara a prendere il latte, poi va a scuola da mamma, dice mamma dov'è il latte? No, appena nasce tutto quello che trova succhia. Se è buono lo trattiene, se non è buono lo sputa. No, di qua parte. La nostra vita comincia così. La libido, la spinta è l'elemento vitale, quello che parte da dentro. Solamente che lungo il percorso ci rassicuriamo e non ci avventuriamo. E qui comincia la storiella negativa. Lascia la tua terra, significa dobbiamo avere il coraggio di lasciare permanentemente e viaggiare sempre, andare verso. Ecco perché i maggi, vedete come diventano importanti, no i maggi, perché io sono maggio, né tu sei maggio, poi l'abbiamo fatto il re, l'abbiamo fatto con Vincenzo, l'abbiamo fatto con loro, la Mira, ma questo sono accarici. L'elemento portante è che andare incontro a Cristo significa andare incontro a se stesso, perché Cristo è la manifestazione del sé profondo. È un viaggio dal sé al sé, la vedo voi, dico, posso sapere. Ma è un viaggio dal sé al sé, invece. È un viaggio dal sé al sé, ma è attraverso tutta la comunicazione dell'altro. Però è un ritorno alla nostra dignità. Allora vedete come diventa difficile, perché noi siamo avvolti da una serie interminabile di impedimenti che ci tolgono l'opportunità di cogliere la nostra dimensione, per cui noi viviamo in situazione di alienazione permanente. In questa alienazione permanente, alienazione significa alienus, significa estraneo a sé. Se siamo estranei a noi stessi, vuol dire che qualche altro ha preso il posto nostro. Chi è? Erode. Chi è Erode? Allora Erode chi è? Chiunque interviene nella nostra vita e ci schiavizza. Senza escludere il vizio, senza escludere la nevrosi, senza escludere la... Tutto questo, comunque... Sono situazioni che non ci danno l'opportunità di manifestarci nella nostra libertà. Invece quando noi siamo liberi, che abbiamo cancellato i legacci,
lascia la terra, Abramo, lascia la terra e va. La terra che io ti mostrerò. Insomma, tu ogni giorno devi dire, da grande non so che fare. Allora tu cammini, ma se già sai come già la pensione. Quando le persone hanno in pensione in genere muoiono. Muore perché non hanno più, si ferma, non hanno più che fare, non hanno più, non hanno prospettive. Non mi sono fatto capire. Uno può essere pensionato, ma non perché è pensionato istituzionalmente, deve essere pensionato mentalmente. Perché la pensione è il periodo della libera età. Età libera. Si esce dalla rutina. Quando cioè non è più sottoposto permanentemente all'altro che ti dice di marchi il tempo. Ma è stato sempre schiavizzato, non so. Poi a un certo punto. Segnatevene. È stato sempre schiavizzato lì dove Erode ha avuto la possibilità di esercitare il proprio dominio, è perché dall'altra parte sta uno che ha sottoscritto la propria sudditanza. Perché se Erode vuole fare il dominatore, ma dall'altra parte non trovo nessuno che è disposto a fare il suddito, Erode se la piega al libretto. In effetti è Erode, perché c'è? Perché non lo facciamo? Allora vedete come l'epifania diventa un problema per noi, cioè non mai celebrate l'epifania. Ciascuno di noi si deve domandare, ma io ho mai fatto l'epifania? Perché se nessuno di noi ha mai fatto l'epifania, allora è chiaro che siamo alienati e allora ci mettono sotto l'immondizia, ci mettono sotto il traffico, ci mettono sotto tutto quello, e metterci sotto, sotto le regole, tutti i precetti, la stessa cosa. Sotto l'ignoranza, non ci fanno capire la stessa cosa. La stessa cosa. Anzi, che va, dai, passi il tempo. Ah, vai, passi il tempo. Metterti sotto i precetti, per poter poi prendere. Perché ne ha la testa. Insomma, oggi possiamo nascere pure noi, oggi possiamo fare la nostra epifania. Allora la liturgia ha un valore di rinnovamento generale della nostra vita. Ogni volta che ci incontriamo con la realtà divina, non dobbiamo andarla a trovare fuori di noi. Incontrare la realtà divina è cogliere fino in fondo quella espressione di Gesù che dice il regno di Dio è già dentro di voi, a rovare. Noi corriamo di qua e di là, c'è il pellegrinaggio, alle volte se vai con il pellegrinaggio. Qua, ho fatto 6 pellegrinaggi quest'anno, il patatenno ma statene presente. Poi fa tutti questi pellegrinaggi, perché sei proprio assente. Basta così. Preso del pane, preso del vino e disse questo non è più pane. Questo sono io, questo non è più il vino, è il mio sangue. Trasformò la realtà che stava tra le sue mani. Come ho fatto io, fate anche voi. Noi ci troviamo nella stessa situazione, possiamo cambiarla ogni giorno, ogni momento. Possiamo vivere in chiave gioiosa quello che potrebbe sembrare una situazione dolorosa. Il contatto con Gesù che opera ci dà l'opportunità nei suoi mille significati, quando dà la vista ai ciechi, quando dà l'udito ai sordi, quando dà la deambulazione allo storco, quando dà la vita al morto, è un prendere contatto con la fonte della vita che comunque resta inestinguibile. Anche quando tutto ci appare senza senso e offuscato dalla non speranza. La parola di Gesù è una sorta di trapano
oltre la muraglia del buio, che ci fa vedere la luce della stella che appare sempre, così come per i magi, dopo aver evitato la situazione di Erode che voleva dominare il loro cammino, la stella riapparve. Così quando noi superiamo gli ostacoli, ci riappare la stella del cammino. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Buona fine soprattutto. Buon inizio. No, buona fine. Perché l'inizio è buono se arriva bene alla fine. Se ti confonda la fine, l'inizio è stato. Il quadruplo che era la legge da due. Quindi do la metà dei miei averi ai poveri, restituisco il quadruplo, cioè fa un atto di amore, di generosità, dopo aver fatto un atto di giustizia. Allora, noi che facciamo l'elemosina dopo che abbiamo fatto le ingiustizie? Dobbiamo ripristinare la giustizia, poi facciamo la generosità. Allora, quando Papa Niello ci diceva non hanno più risorse, è certo, ci siamo presi tutti quanti noi. Perché le risorse risorgono se uno le investe, ma se noi gliele togliamo, come le investono? Allora è importante capire come noi abbiamo le nostre responsabilità che sono andate avanti per secoli. Perché lo schiavismo non è solamente tra gli uomini, tra sé e sé, homo, homini, lupus, di Livio Andronico, ma che l'uomo, anche come gruppo, si mette contro l'altro gruppo. E questa dimensione, certo, non è la dimensione che Gesù Cristo ha insegnato, non con le parole, perché qui Gesù fa un gesto profetico, non ha detto niente. Ha solamente detto adesso andiamo a Gerusalemme dove passeremo i guai, o no, il contesto. Poi passa per Gerico e non va niente, opera la guarigione di un cieco. Prima che cosa ha fatto? Ha dato la vista. Guardate qua, non si capisce niente, gli apostoli. Lui dà la vista al cieco, non è che dà veramente la vista al cieco, eh? È un modo allegorico per portare la persona ad aprire gli occhi e rendersi conto che non ha nessuna possibilità di entrare nella casa che è il regno se non apre gli occhi e cambia il cuore. Ci presenta perciò il cieco che vede e il ricco che cambia. Però questo cambiamento del ricco non è che deve diventare povero, deve essere un investitore vantaggioso, uno che investe a vantaggio. Quindi Gesù non si scaglia contro Zaccheo che ha, ma si scaglia contro quelli che hanno e non investono. Attenta a queste cose, perché poi viene presentato come se Gesù volesse la miseria delle persone. Gesù non vuole la miseria, Gesù vuole che ci sia una ricchezza allargata. Perché se tutti gli uomini collaborassero, l'umanità sarebbe molto ricca, ciascuno per quel che può. Tant'è che poi un altro passo del Vangelo, chi non lavora non mangi. E qui apriamo tutto un settore senza fine. Oggi l'uomo è debilitato perché non ha più la possibilità di investire le proprie risorse, le mine, i talenti,
le proprie risorse, quali sono? Le facoltà che ci vengono dalla natura, no? L'intelligenza, la volontà, l'arte, la creatività, la curiosità, tutto questo oggi è fortemente soffocato, perché le persone non hanno più l'esercizio, non hanno più l'esercitazione alla creatività. Chiuso il mondo dell'arte per quanto riguarda l'aspetto economico, chiuso il mondo dell'artigianato, abbiamo solamente gli impiegati, che è il ceto diffusissimo. Poi c'è l'imprenditoria, che è prigioniera di un sistema di sfruttamento, sfruttato e sfrutta. Sfruttato, sfrutta. L'impiegato chi è? Quello che viene utilizzato. Però nel modello contemporaneo viene considerato come una persona, finalmente mi sono impiegato. Come se fosse un grande onore. In effetti è un modo per entrare nella dimensione della perdita del sé, il massimo della frustrazione, quando la persona non può realizzare le proprie facoltà. Perché se voi andate a lavorare, dovete lavorare come vi dicono che dovete fare, non potete metterci nulla di vostro. Questo si chiama schiavismo. Alienazione. Fa parte della manipolazione. Guardate bene, questo è un brano così. Vedete con quanta incidenza può modificare la struttura societaria contemporanea nella quale noi siamo. Ecco perché l'emancipazione, la capacità di sottrarsi a questo sistema schiavistico, che deve cominciare nella famiglia, perché in famiglia chi porta comanda. Pronti? In famiglia chi porta comanda. O fai quello che dico io, se no la porta sta là. Questa è la legge abbastanza. Ma da voi chi non porta però? A voi. Se comanda e non porta, comanda perché ha avuto l'esempio che chi portava comandava. Ma comunque ha una mentalità che deve comandare, non che deve dare il proprio apporto investendo le proprie risorse. Mi pare che state vivendo questo che sto dicendo come se fosse un attacco rimproverativo, invece è una considerazione collettiva di come purtroppo, senza accorgercene, ci troviamo debilitati delle nostre facoltà. È debilitata la nostra facoltà perché non c'è più il processo creativo. Nelle scuole, per esempio, c'è l'assoggettamento dell'esecuzione. Siamo diventati tutti esecutivi. E se uno si discosta dal modello dominante, è considerato fuori. Zaccheo è una persona adulta, è un notabile. In mezzo alla strada corre avanti. Voi ve l'immaginate un onorevole che corre avanti e si arrampica su un albero? No, beh, non so. Ve l'immaginate voi? No, perché noi siamo abituati che può correre il monello, ma non una persona normale. Zaccheo si salva perché corre avanti e si arrampica sull'albero. Se non avesse avuto il coraggio di correre avanti e arrampicarsi sull'albero, sarebbe rimasto nel suo ufficio. Gesù nell'ufficio ci è passato. Gesù è passato per quell'altra strada dove lui è andato a nascondersi dietro le foglie dell'albero, però c'era la volontà di cercare, ha investito le sue risorse. Mi sto facendo capire? Allora vedete che un brano del Vangelo che potrebbe sembrare non appartenere alla vita di oggi, non sto zacchendo qua all'albero, dove lo trovo un albero in città? E se salo su un albero? Non vedo niente, ma la multa sull'albero te la fa. Mi trovavo qua vicino, su questo marciapiede, più avanti, stavo parlando un po' di anni fa, stavo parlando, eravamo a un certo punto, una sgommata,
arrivò una macchina che salì sul marciapiede, ci dovremmo ritrarre, continuò e andò a sbattere vicino al palo, non so se è ancora ammaccato, andò a sbattere vicino al palo, dopo qualche secondo arrivò la macchina della polizia, fermò, la macchina venne da noi, vedete stanno là, sono scappati, noi facemmo, stanno là, stanno scappando là, cioè come erano vestiti, però qui sul marciapiede quelle che c'è il pavimento bianco, la macchina andò a finire vicino al palo, noi dicevamo stanno là, stanno scappando.